dare risposte concrete. Sono pronto già da un pezzo, da quando ho saputo, ho constatato che mi toccava svolgere questa funzione. Mi auguro attenzione e generale correttezza di comportamenti. Presidente. La seduta è aperta. Onorevoli senatrici e senatori, il mio più cordiale saluto ed augurio a voi tutti che sedete in quest'Aula, con speciale affettuosa attenzione a quanti vi entrano per la prima volta. Questa 18ª legislatura nasce da un'ampia e appassionata partecipazione elettorale e il nostro punto di riferimento non possono dunque essere oggi che le espressioni della volontà popolare che ne sono chiaramente scaturite. La prima riforma ormai acquisita è quella davvero rilevante del regolamento del nostro stesso Senato, perché la nostra, non possiamo dimenticarlo, è una democrazia rappresentativa nei suoi fondamenti ideali e funzionali, cui corrisponde una forma parlamentare di governo. Questa fu e rimane la scelta meditata dell'Assemblea Costituente. Nostro dovere è irrobustire quella scelta, che non presenta nessuna sostenibile alternativa. Nel solco ideale della Costituzione repubblicana, cari onorevoli senatrici e senatori, ogni evoluzione e trasformazione sollecitata dalle più ampie espressioni della volontà popolare può essere messa validamente alla prova. Grazie per l'attenzione. Il Presidente della Repubblica, con decreto in data 19 gennaio 2018, ha nominato, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma della Costituzione, senatrice a vita Liliana Segre. Aver illustrato la patria con altissimi meriti nel campo sociale. Il vostro applauso mi risparmia, ma lo aggiungo ugualmente, il caloroso e rispettoso saluto di benvenuto che io rivolgo alla nostra nuova collega. A norma dell'articolo 2, comma 2 del regolamento, invito i senatori La Forgia,
Pirovano, Rampi, Borghese, Lupo e Di Mitto, che risultano essere i più giovani, grande pregio, senatori presenti in aula, a prendere posto al banco della Presidenza per esercitare le funzioni di segretari provvisori. La Giunta provvisoria ha il compito di effettuare gli accertamenti relativi alla proclamazione a senatore dei candidati che subentrano ai senatori eletti in più collegi elettorali. Sospendo la seduta, che riprenderà non appena la Giunta provvisoria avrà concluso i propri lavori. Grazie. La ringrazio, do atto alla Giunta della comunicazione dei candidati subentranti, che proclamo senatori della Repubblica. Passo al terzo punto dell'ordine del giorno, che reca votazione per l'elezione del Presidente del Senato. Si procederà, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, con votazione a scrutinio segreto. Procedo alla lettura delle schede. Bianca. Tutto come previsto, purtroppo c'è uno stallo ancora piuttosto forte, l'accordo tra centrodestra e 5 Stelle sembra sempre più vacillante. 312 schede bianche su 317 votati indicano che non c'è nessuno che ha voluto fare una fuga in avanti. I giochi sono ancora tutti sul tappeto e vediamo quello che succede. È necessario che le forze si incontrino tra di loro e parlino anche per l'elezione di quelle che sono le figure così importanti. Bianca. Nessuno decide niente, votano scheda bianca, perfetto, sono tutti tranquilli. Poi però alla quarta votazione bisogna un nome, bisogna metterlo, lì cominciano i problemi. Comunque era tutto abbastanza prevedibile quando già ieri erano caduti tutti gli accordi e si è ricominciato con la trattativa. La Presidenza delle Camere è un primo passo importantissimo per vedere quanto sei disposto a stare nelle istituzioni e a governare nelle istituzioni. Nel pomeriggio ci sarà anche la seconda votazione, ma non sarà sicuramente quella decisiva. Diciamo che si aspetta la terza per capire. Ci sono dei nomi che girano, come spesso accade, i nomi che sono troppo visibili alla fine sfumano, e di nomi invece coperti ce ne sono diversi. Sarà inevitabile, ma entro domani pomeriggio avremo comunque il Presidente del Senato. Una seconda votazione a scrutinio segreto con la medesima maggioranza richiesta, che avrà luogo questo pomeriggio alle ore 17. La seduta è sospesa. Allora, senatori presenti, abbiamo detto 317, senatori votanti 317, la maggioranza assoluta era quella di... Rappresenta sicuramente un momento importante di riconoscimento, insomma, di un grande lavoro che è stato svolto anche qui in Senato nel corso degli anni, di un po' di esperienza accumulata, diciamo così, e sicuramente una grande emozione, ecco, questo posso dirtelo con tutta sincerità. Certo, adesso tutti stanno trattando con tutti, sono aperti le famose politiche dei due forni, A con B, B con C, C con A. Se tutti rimangono fermi sulle loro posizioni, qua si fa notte, si fanno le giornate, quindi abbiamo scelto al Senato di votare un candidato del centrodestra, un candidato di Forza Italia, per vedere se le altre opposizioni a partire dai 5 Stelle hanno dei pregiudizi solo su un nome o sono disponibili a ragionare per far partire i lavori del Parlamento. E questo nome? Abbiamo votato la Bernini. Bene.
culmine a ciel sereno, nessuno se l'aspettava che il centrodestra si dividesse in questo modo. A sorpresa la Lega vota un candidato di Forza Italia che non è il candidato di Berlusconi. Probabilmente oggi è il giorno dei falchi, domani potrebbe essere quello delle colombe. Bianca, Bernini, Bianca, Bernini, Bianca. In queste situazioni durante la notte possono cambiare molte cose. Diciamolo in gergo calcistico, siamo nel primo tempo, il gioco ristagna a centrocampo, le due squadre fanno melina e comunque poiché c'è il golden goal, entro domani sera noi avremo il nuovo presidente del Senato. La seduta è tolta, arrivederci a domattina alle 10.30, grazie. Sono tutti impegnati, diciamo, le nostre diplomazie per trovare un'intesa. Credo che il centrodestra farà bene a rimanere unito e alla fine le cose volgeranno per il meglio, ne sono convinto. Alberti Casellati. Una figura che di fatto mette un po' d'accordo la gran parte della platea parlamentare, in questo caso di Palazzo Madama, del Senato. Bisogna rispettare il volere degli elettori nei livelli istituzionali. È per questo che abbiamo offerto a Forza Italia tutti insieme la presidenza della seconda carica del partito, la presidenza del Senato. Travaglio nel centrodestra importante, però poi il risultato penso che nessuno abbia da obiettare su una candidatura di questo tipo e quindi un'elezione di questo tipo. Credo che sia la prima volta che una donna venga eletta Presidente del Senato, quindi una svolta a suo modo storica, con una maggioranza molto molto ampia. Buon auspicio per la via della legislatura. Devo dire che questa è la legislatura in cui si registra anche un aumento della percentuale delle donne entrate in Parlamento e quindi siamo sulla scia, no, di una riscossa delle donne nelle istituzioni. Mi auguro che sarà un presidente equidistante. Non ho ragioni per ritenere che non lo sarà, lo valuteremo in aula. Faccio gli auguri e soprattutto auguro alla Casellati di assomigliare alla prima donna che io votai appena entrata in Parlamento come figura istituzionale, Anilde Iotti. Speriamo che questo sia di auspicio per una presenza femminile anche più ampia nelle altre cariche. Mi conforta, conoscendo comunque il Presidente, il fatto che saprà con certezza garantire anche equilibrio e sarà, diciamo, effettivamente una Presidente di tutti. Una figura nuova, una donna che governerà il Senato e per l'esperienza che ho potuto fare negli anni passati, avendola conosciuta, certamente all'altezza con i migliori presidenti che il Senato ha avuto.
Care senatrici, cari senatori, il Senato, che sono stata chiamata oggi a presiedere, e le istituzioni tutte che definiscono complessivamente la nostra forma costituzionale, riflettono in questa legislatura che da ieri ha mosso i primi passi i cambiamenti profondi di un quadro politico per molti versi inedito, frutto di una precisa volontà del popolo, cui spetta, nelle forme e nei limiti costituzionali, la sovranità. Mi perdonerete l'emozione, ma la scelta che avete compiuto, eleggendo per la prima volta una donna alla presidenza di questa Assemblea, rappresenta per me una responsabilità che non posso celare dietro nessun preambolo di circostanza. Un onore, oltre che, come detto, una responsabilità che sento doveroso condividere proprio con tutte quelle donne che con le loro storie, azioni, esempio, impegno e coraggio hanno costruito l'Italia di oggi, un grande paese democratico e liberale in cui nessun obiettivo, nessun traguardo è più precluso. Senatrici e senatori, il Capo dello Stato, nel suo messaggio di fine anno, pochi mesi fa, ha detto che le elezioni aprono, come sempre, una pagina bianca, e che a scriverla sono gli elettori e successivamente i partiti e il Parlamento. A loro, ha ricordato, sono affidate le nostre speranze e le nostre attese. Colleghi tutti, facciamo che queste speranze e che queste attese che gli elettori ci hanno affidato non siano deluse e che trovino finalmente una risposta adeguata. Ho fiducia che non mancherà il nostro intenso lavoro e il nostro impegno quotidiano. Certamente non mancherà il mio. Viva il Senato, viva l'Italia.